Buonasera, coach Mattia Ferrari e complimenti per la vittoria 86-68 contro Teramo. Coach, una partita che, come quella affrontata in settimana con Iesi, poteva presentare delle insidie ed effettivamente queste insidie si sono presentate 8-0 subito per Teramo con il timeout che hai dovuto chiamare. Poi dopo, piano piano, la squadra ha ripreso gioco e alla fine, anzi, come dire, ha staccato anche nettamente gli avversari, quindi come dire, una partita si può chiamare in evoluzione, non so, si può definire così. Siamo cresciuti dentro la partita. All'inizio la grande preparazione tattica di Teramo ci ha messo un po' in difficoltà a raddoppio sul post basso, anche se sapevamo che li avrebbero fatti, però in un giorno ne parli, ma non è che sei realmente pronto. I cambi sul pick and roll, i cambi sulle uscite, tutte queste cose ci hanno tolto ritmo, ci hanno un po' lasciato così. Però, come successe all'andata, anche all'andata partimmo male. Poi pian piano con la difesa, con i passaggi siamo andati a prendere, già nella metà del primo tempo siamo andati avanti di 15 a un certo punto, poi non l'abbiamo chiusa. Nel secondo tempo ritengo che abbiamo tenuto praticamente sempre il pallino del vantaggio in mano, siamo stati bravi a continuare a costruire tiri, ad aiutarci in difesa e alla fine abbiamo costruito una partita solida. Io temevo molto questa doppietta Iesi-Teramo perché erano due squadre in salute, poi giochi due partite ravvicinate dopo un periodo che non giochi, per cui diciamo che aver vinto entrambe giocando a tratti bene, con una buona autorità, ci lascia molto contenti, tenendo conto anche comunque dell'assenza in entrambe le partite di Eugenio Rivali, che sapete tutti quant'è importante per la nostra pallacanestro. Mattia, ne hai parlato anche appunto di questa risposta, una situazione soprattutto nel secondo tempo per cui magari si andava sopra la doppia cifra di vantaggio, poi Teramo rientrava di poco, quindi c'era sempre un limbo di vantaggio ma mai troppo definitivo. Ritieni che la partita si poteva, tra virgolette, ammazzare prima o comunque la resistenza degli avversari vi ha costretto a giocarvela, proprio giocarvela fino alla fine? Ho imparato col tempo che le partite bisogna guardarle da entrambi i fronti. Se guardiamo la noi diciamo eravamo più 15 più 18, perché non abbiamo fatto? Perché ci sono degli avversari che lottano, che giocano, che giustamente non vogliono perdere e che ti impegnano. Oggi è stato comunque un impegno probante per noi e se, ti ripeto, usciamo dal campo contenti. Abbiamo incontrato nel giro di 4 giorni due squadre completamente diverse e abbiamo portato a casa due vittorie, definiamole rotonde, come si direbbe in gergo calcistico, tra cui il risultato di oggi è palindromo, che piacerebbe tanto al mio amico Cici, per cui sono contento così. Le valutazioni vanno fatte riguardando la partita. Adesso ci prendiamo un giorno e mezzo di pausa, ricominceremo martedì a metà giornata con un allenamento singolo e ci concentreremo su quelli che sono stati i problemi di questa partita e quello che dobbiamo fare per prepararci per la prossima gara. Ecco Mattia, un'ultima domanda. Hai detto queste due partite, temevi molto queste due partite perché potevano appunto presentare delle insidie. Ti chiedo se dopo queste due vittorie, come dire, la fiducia, la consapevolezza della squadra è aumentata o comunque se fa parte del ruolo di Rimini come una delle favorite del campionato, portare ovviamente a casa queste partite. Certo, deve essere così, non è spocchia, non è supponenza, ma sappiamo tutti quali sono i nostri obiettivi. Noi dobbiamo giocare, preparare le partite tutte con lo stesso livello di attenzione, di intensità e metterci in campo con la stessa dose di consapevolezza di chi siamo, dove vogliamo arrivare, che tipo di supporto a livello societario abbiamo dietro, che tipo di spinta può darci anche il nostro pubblico, che tipo di aspettative ci sono su di noi. Per cui è vero che un po' di pressione c'è, ma ben venga, ma è vero anche che deve essere anche qualcosa che ci inorgoglisce e che ci fa andare ogni giorno sempre più avanti nel nostro percorso. Ci sono domande Sì, per volevo chiedere, Matteo, prego Matteo. da fuori insomma, la sensazione ancora una volta è che per gli altri fanno una scelta inizialmente di coprirsi sotto e massacri da fuori. Poi appena pressano un po' sul portatore arriva Rigoni che distrugge tutto. Francamente se gli altri non hanno una profondità e una qualità come, non so, forse la può avere Roseto Rieti, non vedo come l'avversario possa interessare, visto che giocate molto bene, siete allenati ottimamente, tanti complimenti per questo. Francamente mi sembra veramente che siano, non dico delle non competitive, però insomma quasi, Non so come, cosa la pensi. No, io non penserò mai che le partite che giochiamo sono non competitive perché
sarebbe anche una grave mancanza di rispetto nei confronti degli avversari. In realtà gli avversari ti impegnano e ti fanno giocare e ti obbligano. Oggi Teramo ci ha obbligato a pensare. Ci ha obbligato a pensare a cosa fare per non perdere fluidità contro tutti questi aggiustamenti tattici. Poi io che sono stato molte volte dall'altra parte a giocare contro le squadre forti, tu sai che quando giochi con le squadre forti sono tali perché hanno tutto. Hanno soluzioni interne, hanno giocatori di talento sul perimetro, possono far canestro a 3 punti, hanno giocatori che giocano più ruoli, hanno magari una taglia, una fisicità superiore alla tua e trovano dentro la partita protagonisti diversi. Oggi, in un momento importante nel secondo tempo, i 2 canestri a 3 punti di Rinaldi e la sua presenza difensiva ci ha dato un bel là unito al secondo tempo difensivo di Benedetti. E nel primo tempo loro due non erano stati così brillanti. Nel primo tempo Tassinari e Saccaggi ci avevano tenuto su, poi dopo sono subentrati Benedetti e Rinaldi a dare una cosa importante. Arrigoni preciso per tutta la partita, Scarponi e Mladenov dalla panchina, secondo me minuti di qualità. È logico che siamo un roster, una volta troviamo uno, una volta troviamo un altro, una volta troviamo un altro ancora. Ripeto, poi ci manca anche Eugenio, che è il giocatore tu ben conosci, per cui non devo No, ma spiegarti niente. volevo dire che cioè, era un complimento che facevo alla tua squadra, non per No, dire io all'avversario, ti perché ringrazio, forse era no, un'altra no, squadra. l'avevo capito. Cioè, Mi non piace. basta di nome, bisogna anche giocare, essere No, preparati. ti ringrazio. Noi avevamo fatto una squadra con l'idea di dire vogliamo nomi importanti, vogliamo avere un roster importante, ma anche persone che vogliano sposare una filosofia che non è solo la mia, ma è quella del club, a partire da Paolo Carasso a tutti gli altri componenti. Cioè, a Rimini non è che bisogna fare discorsi, dobbiamo allenarci, perché abbiamo persone che ci valutano tutti i giorni e ti guardano in faccia e ti dicono oggi hai fatto il tuo dovere, no, oggi si poteva far meglio, per cui era chiaro che le cose sono una conseguenza l'una dell'altra, però è vero anche che secondo me tutti Teramo è una squadra iperallenata, ha fatto delle cose che per forza ti devi allenare per preparare, tutte le squadre sono allenate. Diciamo che noi siamo in un momento di fiducia, in un momento di fluidità in cui le cose ci vengono con una certa naturalezza. Poi quando tiri 15-36 da 3 punti con 5 giocatori diversi che fanno canestro da 3 punti, è logico che tutto diventa più semplice. Una cosa che volevo chiedere, ma Sciadri, magari qua, che secondo me è un giocatore veramente forte, e ogni tanto ha delle difficoltà, non so, che, da dove nascono secondo te? Tipo stasera ha Ma fatto due palle subiti da oggi tre, sì, piede un po' sbagliato. di cui il secondo si è tolto, voglio dire. Però dal punto di vista mentale, Stefano sta comunque, anche mercoledì aveva preso 11 rimbalzi, oggi 7, e difensivamente è presente. Non sta trovando, diciamo, le sue cose migliori in attacco, anche su tiro a 3 punti così, ma questo non mi preoccupa perché le ha e ce le porterà. È molto connesso con la squadra, è il primo a fare il tifo per gli altri in panchina, cioè non, si allena perfettamente, è un professionista esemplare, non ho assolutamente niente da rimproverargli, è il primo che sa perfettamente quando gioca male, ci soffre, sta male, è un ragazzo che conosce il gioco, è esperto, per cui sa esattamente che cosa aiuta la squadra a vincere le partite, i compagni lo apprezzano e sanno benissimo qual è il suo valore. Adesso magari in un momento di calo dopo un ottimo inizio di campionato, ma è comunque un giocatore basilare per noi, è un nostro titolare, è un giocatore che non è assolutamente, a mio avviso, in nessun tipo di discussione negativa. Altre domande per questo? Allora, grazie coach, ancora Grazie, complimenti. grazie, grazie.